Allora, Urban Pop come nome nasce su suggerimento di una nostra amica come titolo di un brano, che dal punto di vista evocativo, insomma, gli veniva in mente come una favola urbana. Da lì poi ha preso il titolo tutto l'album, Urban Fabula, perché ci sembrava un nome consono all'album, e quindi poi alla fine ci è piaciuto anche come nome del trio, perché nella nostra musica c'è molto di urbano, di contemporaneo, però c'è anche molto di fiabesco. E Moving, insomma, vuole essere il nostro punto di vista riguardo tutto quello che succede intorno a noi, il movimento di persone. Noi da siciliani viviamo il movimento da tanti anni, forse da secoli, prima migranti noi, poi accoglienti nei confronti dei migranti, ma anche noi che ci spostiamo attualmente, tutti e tre. Siamo disseminati, Sebi vive a Roma, io a Palermo e Peppe a Catania. Quindi siamo in continuo movimento tutti, ma è il mondo che ci circonda in continuo movimento e l'abbiamo voluto raccontare con la nostra musica, guardando a tanti piccoli aspetti. Pensando al concept album, Movie e Movimento, subito ci è venuto in mente di pensare a English Man New York. Ok, perché lui magari parla di un Englishman, cioè di inglese a New York, noi possiamo essere tranquillamente dei siciliani a Roma, a Milano, cose che ci è successo, e quindi ci siamo ritrovati, sì, nella tematica e comunque nel concept dell'album ci stava tutto. L'arrangiamento è stato quasi un arrangiamento di getto, è nato dall'ultimo momento, quasi direttamente in studio. Essendo un brano che già ha nella sua versione originale un po' di jazz, un po' di swing, c'è la collaborazione di Bradford Marsalis nell'album originale, era facile andare in quella direzione, ma abbiamo cercato di dare alla direzione il sapore tipicamente Urban Fabula.